Dai servizi pubblici alle telecomunicazioni, dalla sanità all'energia, dalle assicurazioni auto alle licenze taxi. Approvato ieri all'unanimità il DDL concorrenza, atteso da 4 anni, dalla prima e unica legge in tal senso varata nel 2017. Un provvedimento all'insegna della trasparenza che mira ad allargare la competizione in diversi settori e legato a doppio filo agli impegni presi da Draghi con la Commissione europea quando venne presentato il PNRR. Per le telecomunicazioni, stretta sulle compagnie telefoniche, che d'ora in poi, prima di addebitare costi di servizi in abbonamento offerti anche da operatori terzi, dovranno acquisire la prova documentata del consenso del cliente. Altro punto centrale della legge è quello che riguarda l'RC auto, con la procedura per il risarcimento diretto che è stata estesa anche alle compagnie assicurative che operano nel nostro paese ma con sede in altri stati membri. Confermata la legge delega per le licenze di taxi ed NCC, saranno più facili da ottenere, previsto anche il riordino delle nuove forme di mobilità urbana esistenti per garantire al consumatore migliori servizi a prezzi più bassi. Tra le altre novità, più trasparenza e parità di genere per le nomine dei dirigenti sanitari. Ieri è arrivato anche l'ok del Senato al decreto infrastrutture e trasporti che prevede, tra le altre cose, una nuova regolamentazione per i monopattini e il divieto di affissioni pubblicitarie omofobe e discriminatorie. Intanto slitta da gennaio a marzo l'assegno unico per i figli, già finanziato con la manovra finanziaria dell'anno scorso. Fino all'inizio della primavera si andrà avanti con il regime ponte. Continuerà dunque ad essere erogato solo per disoccupati e partite IVA. Tutti gli altri continueranno a percepire i vecchi assegni familiari.